Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme 4 dolcetti per San Valentino. Tutti e 4 molto semplici. Faremo insieme il classico tortino dal cuore morbido, dei biscottini di frolla montata con del cioccolato colorato, una crema al cioccolato e peperoncino e infine un budino al caffè e al cioccolato bianco. Partiamo subito dal tortino dal cuore morbido. Mettete in una ciotola il burro e il cioccolato fondente e lo mettete a sciogliere o a bagnomaria o al microonde ad una temperatura molto bassa. Nel frattempo in una ciotola ci mettiamo lo zucchero e la farina e in un'altra le 3 uova. Ovviamente vi ricordo che tutte le dosi le potete trovare scritte nell'info box. A questo punto mescoliamo le uova e le andiamo a mettere all'interno della ciotola con la farina e lo zucchero. Mescoliamo bene per eliminare tutti i grumi possibili. Quando il burro e il cioccolato saranno completamente sciolti, possiamo andarci a versare all'interno il nostro composto di uova, zucchero e farina. Preparatevi delle formine per i tortini, ovviamente devono essere imburrati, infarinati oppure ci potete mettere un po' di cacao. E le dosi che vi sto dando sono per 6 tortini, quindi potete dimezzare oppure fare come me, ossia congelarli prima di cuocerli, così quando avrete voglia di tortino potete tirarlo fuori e cuocerlo. E andiamo a cuocere a 180 gradi per circa 15-20 minuti, fin quando i bordi saranno ben cotti e si vedono, e il centro sarà un po' più scuro, quindi leggermente crudo. Ed è proprio così che deve essere il tortino. Io in alcuni di questi ci ho messo anche 2 quadratini di cioccolato bianco per creare un po' l'effetto. Una volta cotti andiamo a mettere i tortini su un piatto, li cospargiamo di zucchero a velo e di fragole e il nostro dessert è pronto. Passiamo al budino al caffè cioccolato bianco. La prima cosa che dovete fare è mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10-15 minuti. Nel frattempo, in un pentolino andiamo a metterci tutti i nostri ingredienti, quindi il latte, la panna, il cioccolato bianco, il caffè che deve essere ristretto, mi raccomando, e mettiamo tutto sul fuoco. Portiamo il composto all'incirca sugli 80 gradi centigradi, se non avete il termometro non vi preoccupate, prima che il composto inizierà a bollire potete spegnere la fiamma. A questo punto ci mettiamo la gelatina strizzata e la facciamo sciogliere completamente nel composto bollente e andiamo a mettere il composto all'interno di formine di silicone. Se non avete queste potete utilizzare le stesse formine che ho utilizzato per fare il tortino. Mettiamo le nostre formine in frigo per circa 6 ore, dopodiché possiamo cospargere questo budino con del cioccolato bianco, della granella di nocciole, potete anche utilizzare il cioccolato fondente, quello che preferite insomma. Adesso facciamo insieme questi biscottini di frolla montata. La frolla montata è molto veloce perché non ha bisogno di riposo e si fa davvero in un attimo. Mettete nel mixer il burro, io ci ho messo anche un po' di buccia di limone, e lo zucchero che deve essere a velo. Possibilmente utilizzate zucchero a velo fatto in casa perché quelli in commercio contengono l'amido. Quindi mescolate fino a creare una crema. A questo punto ci mettiamo le uova, un pizzico di zucchero, continuiamo a frullare fino a creare proprio una sorta di cremina. Mi raccomando, il burro deve essere a temperatura ambiente, altrimenti non si forma. Ci mettiamo anche il mix di farina e di amido o di fecola. Continuiamo a frullare fino a creare appunto questa sorta di crema abbastanza compatta che andremo a mettere all'interno di una sacca poche con il beccuccio a stella. A questo punto create la forma che più preferite, farli a cerchio, potete farli a serpente, a cuoricino se siete brave, quello veramente che preferite. Mi raccomando, non utilizzate la carta forno, altrimenti non vi usciranno bene le forme. Non vi preoccupate perché non si attacca alla pasta, essendo molto piena di burro non avete problemi.
Cuocete a 180 gradi per circa 15 minuti fin quando si saranno colorati. A questo punto sciogliete un po' di cioccolato bianco e metteteci anche un pizzico di colorante rosa e andate appunto a cospargere metà di questi biscotti e li decorate con dei cuoricini o quello che preferite. Lasciateli asciugare e saranno pronti. Ultimo dessert molto molto semplice, perché si tratta di una crema al cioccolato e peperoncino, quindi andremo a fare proprio una sorta di crema pasticcera buonissima al cioccolato. In un pentolino andiamo a mettere il cioccolato fondente e il latte e lo portiamo a bollore, cioè deve sfiorare il bollore in realtà. Mettiamoci anche un pizzico di peperoncino, potete anche ometterlo se non vi piace, e nel frattempo che il latte si scalda, in una ciotola andiamo a metterci l'uovo e anche lo zucchero, mescoliamo bene il tutto. Mettiamoci anche il mix di cacao e di farina, mescoliamo bene e quando il latte sarà caldo andiamo un po' a sciogliere il composto, quindi mettiamo un po' di latte all'interno del nostro composto di uova e cioccolato e poi infine mettiamo tutto di nuovo nella pentola, proprio come se stessimo facendo una crema pasticcera, e portiamo appunto la nostra crema sugli 80 gradi centigradi sempre. Se non avete il termometro da cucina, come sempre non vi preoccupate, perché il composto sarà pronto quando avrà completamente addensato. Lasciamo raffreddare un pochettino la crema, dopodiché possiamo metterla all'interno dei nostri bicchierini. Mi raccomando, la crema copritela con un po' di pellicola per non fargli fare la crosticina. Questa crema poi la andiamo a condire con un po' di granella di nocciole, se volete, e dei frutti di bosco. E questi erano i miei 4 dessert per San Valentino. Spero di avervi dato qualche idea. Se provate a farli, mi raccomando, fatemi sapere. E se volete, io vi aspetto su Instagram. Trovate sotto il nome di Le Ricette di Jennifer, dove potete fare queste ricette e magari taggarmi, così da essere poi ricondivise sul mio profilo. Io vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!